Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore col mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Stasera, che sera, non lo sapevo, stare tanto con queste imbecille, che poi vorrei sapere dove andare, nemmeno al cellulare rispondo. Finalmente. Ma ce l'hai l'orologio! Perché? O che ho fatto ora? Sono già 8:30 e siamo in ritardo! Oh, sono già pronto! Ma che pronto? Guarda, non fare come l'altra volta, l'hai visto come erano vestiti bene gli altri? Ma allora, o che c'è tempo per la musica? Ti vuoi vestire? Bisogna andare via subito. Guarda, la prossima volta ci porti il compleanno di Valeria. Ci vediamo. Ascolta, la macchina è vicino? Sì, è vicina. Ecco, perché io con questi tacchi non c'ho voglia di camminare. Poi là non c'è mai posto. Te c'hai la macchina lunga, io l'avrei presa sul piccolo. Comunque... Sei pronta? Sì, sono pronta, è un'ora che sono pronta. Devo solo chiamare Anna, inquietare il legale e andare in bagno. Lo sapevo che si faceva tardi, sempre tardi con te. Ma come tardi? Manco un quarto d'ora. Poi tanto ora c'è traffico. Tu vorrai mica andare veloce? Tu mi fai venire un mal di stomaco ogni volta. Ora si va pianino, con calma. Ma scusa, ma di chi è il compleanno? È una settimana che te lo dico, l'è di Valeria. Ma è possibile che non mi ascolti quando parlo? Ma davvero non ti ricordavi di ieri quel piano? Tu mi fai una rabbia quando non presti attenzione alle cose che non ti riguardano. Se tu ci vuoi andare a compleanno, non ci si va e basta. Ma no, sono contento di andarci. Prima non eri così, tu sei proprio cambiato. No, lo sai cosa non ti ho detto? Lo sai che c'è stasera Lorenzo e la Paola? Madonna, le un monte che non si vedono le un anno, perché sono stati in Brasile per lavoro. Oio, ti immagini bello un anno in Brasile? Chissà come tornano abbracciati. Poi ti ricordi che bel matrimonio fecero? Madonna, c'era un sacco di gente, musica. Lei c'aveva un vestito bellissimo. Mai come quello dell'Anna, perché quello dell'Anna era stupendo. Sì. Ma speriamo non piova stasera, così si sta in giardino, no? A me pare che piova, diciamo. Ma a me a parlare di questi matrimoni mi ha dato una fame. Oh, nella macchina di tuo amico fotografo quella lì. No. Forse sì. Anche il semaforo rosso, tanto questo è parecchio lungo. Madonna, si fa tardi! No, lo sai che non lo sai che c'è stasera, la Paola? Buona, le monti, la Leonardo, sei sempre viva e presente. Ora come allora tu sei mia nella mia mente. Poi, con questo fatto che si arriva sempre tardi, alla fine non ci invitano più da nessuna parte. Perché anche la scorsa settimana si è fatto la stessa cosa dall'Alessandra. Siamo arrivati dopo tutti gli altri. Allora avevano già iniziato a mangiare le antipaste. E io dico, ma poi arriva 20 minuti prima, che ti costa? E che ti costa?
show, show.